di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, di declamare un amore eterno. La poesia dedicata a zia Bettina, la fidanzata di Caruso. Ecco, quindi preferisco che parli lei. Vabbè, mi così poesia. Spiego anche sì, il quadro. Certamente. Allora. Vabbè, io sono Milena Petrarca, mi presento per qualcuno che non mi conosce, ma pare che mi conoscono tutti qua, no? Dillo tu un po' di biografia, sono una pittrice. Lei sì, internazionale. Allora, Milena Petrarca è un'artista internazionale. Io faccio sempre le mie opere, tante comunque con Marlene Monroe, che è stato pubblicato con Mario Fratti. Di New York, a New York, mediografo, una grande galleria d'arte internazionale. Però io preferisco Milena. Quindi è una grande artista internazionale, ci sarà anche sul libro che sto facendo, tutti i libri, tutto ciò che faccio, ci sta sempre Milena, perché vado sempre vicino. Anche se a volte perdo pure qualcosa come prima che mi sono dimenticata. Ma non perché non l'ho dimenticata Milena, perché mi è sfuggito. Beh, poi ci sono altre pittrici. Ci sono, io devo ringraziare, infatti l'ho detto, ringrazio altre pittrici. Però io vi dico. Prima voglio sentire Milena. Ok. Dopo sento
Lucia, perché Lucia è impegnata, non voglio che mi dimentico. Va bene, allora questo è un quadro che ha vinto il primo premio internazionale 8 milioni a Ischia, anno 2019 questo. È il quadro di zia Bettina. Voi mi dite chi è questa zia Bettina? È la mia zia da parte dei Panetti, della famiglia di mia madre, che erano inglesi e che hanno fondato delle industrie importanti a Napoli, acciaierie, Armstrong, ecco, e hanno dato lavoro a tanta gente. Allora, questa zia Bettina abitava nella famiglia Panetti, che si trovava a Napoli. I Panetti stavano in Armstrong. Io, il mio bisnonno Riccardo, aveva ospitato, insomma, aveva aiutato la famiglia di Caruso a Napoli, perché non stavano bene Caruso. La mamma lavava i panni, allora non c'erano le lavatrici, lavava i panni nella nostra casa, servizi, e si portava sto piccolino appresso, Caruso, il carosiello lo chiamavamo, Caruso, se lo portava appresso ed ha conosciuto zia Bettina, era la stessa età, zia Bettina era la figlia del mio bisnonno Riccardo, la mia bisnonna è Maddalena Liberti, parente pure di una grande attrice Liberti, Ria Rosa Liberti, una grande cantante che poi si trasferì a New York. Allora, questi si innamorarono da bambini, proprio piccolissimi, Caruso e zia Bettina. Però la storia ne parla poco. Perché ne parla poco? Perché la storia purtroppo non è come adesso, che sul web subito le notizie e tutto quanto, no? Però in alcuni film hanno messo questa zia Bettina. Caruso proprio ha fatto un film a New York dove viene nominata Bettina, che poi non l'ha seguito a New York. Perché non è andato? Perché allora si dovevano fare le fuitine ad andare via, così, ma la famiglia non si permetteva sta cosa, le famiglie per bene, no? E quindi lui partì per New York col bastimento, cioè con questo grande piroscafo come si partivano prima, e lei rimase a Napoli. Però l'ha sempre aspettato il ritorno di Caruso, perché le cantava le serenate sotto al balcone suo, cantava delle serenate meravigliose che mia zia a sua volta cantava a me prima di addormentarmi. Perciò io poi ho voluto fare questo revival, ricordare questa zia mia con questo ritratto bellissimo che ha vinto il primo premio. Ora vi dico la poesia di Amore oltre la morte, per mia zia Bettina e per Caruso. I tuoi occhi color del mare, fissatevi questi occhi perché sono proprio color del mare, perché Dalla, quando va a Sorrento, scrive Caruso, la canzone di Dalla è ispirata a mia zia, perché a Sorrento gli raccontarono questa storia di questa ragazza bellissima che era venuta al capezzale suo prima di morire. E hanno raccontato delle storie bellissime di questa zia. E quindi Dalla ha scritto quella canzone bellissima, mondiale, una canzone meravigliosa, no? Che tutti conosciamo. Però non sapevate chi era sta Bettina, viene nominata nella canzone. Ve la ricordate la canzone di Dalla? No. Viene nominata sta ragazza dagli occhi di mare, che è con questo piroscafo che non è partita. Allora, i tuoi occhi color del mare, alla ricerca dell'amore perduto, che era Caruso, l'amore perduto, no? Tu ancora guardi lontano, la fanciulla sempre, no? Oltre l'oceano, fissando punti di luce che irradiano il tuo viso, immortalato in momenti eterni, vissuti di dolce incanto, con la persona tanto amata, il tuo Caruso, passione di un amore carico di energie, fili ardenti, vedete questi fili ardenti solcano il tuo volto, come capelli orditi da trame aggrovigliate di rosso ardente, come fuoco che ti brucia dentro, che ricama la tua vita, di dolci soavi momenti, rimembrando i fugaci attimi d'amore che aveva avuto con suo Caruso quando era giovane. Ma è pura la tua beltà che come angelo guarda attraverso onde, ecco, le onde, le vedete? Guarda attraverso onde e sente quell'anelito sospiro di lui che tanto hai sognato e rivissuto dentro di te. Una polvere azzurra, guardatelo, come ali di farfalla
Che fa questa volare azzurro? Fa volare la tua anima in mondi meravigliosi, ma mai ritrovati, perché poi Caruso è morta giovane, non è 48 anni, e quindi lei l'ha perso. Adesso sei immortalata su questa tela ed assapori le dolcezze dell'amore. E poi ci sta il quadro del libro, che sarebbe la nostra Sofia Loren nella Ciociara, che l'ha girato pure qua, la Ciociara a Fondi, a Sermoneta, ecco. E quindi io l'ho fatto perché io l'ho conosciuta da bambina, la Sofia Loren, perché io sono di Pozzuoli e mia madre era una grande di Pozzuoli, aveva una scuola di teatro, Cumanum, dove Sofia venne a studiare nella scuola di mamma, e le fece fare proprio il concorso di Bella Flegrea. Prima di arrivare a Roma ha fatto un concorso a Pozzuoli, Bella Flegrea, dove ha vinto. E mia madre l'ha educata, l'ha vestita, tutto, perché erano proprio poveri, erano proprio poveri, poveri, poveri. Infatti mi raccontano che lei aveva una camiciola talmente che si era consumata, mi racconta una mia amica che abitava a Pozzuoli, scendeva dai gradoni di Pozzuoli con questa camicia così sottile, era bella, però era una camicia consumata perché era povera, non ce l'aveva altra, quindi è una cosa che mi racconto nuova, perché non lo sanno. E quindi Sofia mi è rimasta nel cuore, Sofia Loren, mi è rimasta, poi ho girato la Ciociara, e quella pure la Ciociara, quella lì, poi c'è il ritratto di Sofia, se vedete là, il ritratto di Sofia Loren, e poi c'è Sofia sul terrazzo di Pozzuoli, quello è il terrazzo di Pozzuoli, se lo volete vedere, quello là, sta sul terrazzino di Pozzuoli che affaccia sull'anfiteatro Flavio, era giovanissima là con le calze a rete, e questa Sofia ai loro, ho fatto Sofia tutta una serie, perché non sono tutti quadri, ho fatto una serie di Sofia a Gold, che poi l'ho fatta anche sugli abiti, che hanno sfilato a New York, questi abiti di Sofia Loren. Va bene, io penso che può bastare. Ah no, questa è il quadro di... Questa è sempre la zia Bettina che ricorda e che sogna di sposarsi. Lei sogna in riva al mare di sposarsi, in riva al mare vicino Capri, vicino Pozzuoli. E quindi questo amore che non ha mai potuto vivere pienamente. Lei non si è più sposata e aveva la fotografia di questo grande tenore sul comodino. Fino alla morte. Fino alla morte. Questo amore oltre la morte mi era messo di lei. Amore oltre la morte, dobbiamo girare un film, stiamo facendo la sceneggiatura. Perché è una storia che nessuno sa. Va bene, lo so che è annoiato. Possiamo chiamare la sua storia. Sono stata più sintetica di questo non poteva essere.